Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. Noi siamo qua a Palazzo del Pegaso a Firenze, abbiamo seguito da poco la seduta e andiamo subito a vedere nel nostro sommario quali sono gli argomenti del giorno. Tra i temi affrontati nell'ultima seduta del Consiglio regionale, dibattito in aula tra maggioranza e opposizione sul garante dei detenuti. Una relazione del garante è stata presentata in aula con gli aspetti principali dell'attività e maggioranza e opposizione si sono confrontate sul tema delle carceri, con due posizioni diverse e tanti spunti da parte di ogni gruppo politico. Ma andiamo ad ascoltare nelle interviste quali sono le posizioni. Ovviamente ringrazio i garanti, tutti e due, soprattutto riguardo l'argomento dei detenuti ci sono delle grandissime criticità, lo sappiamo, ma che dipendono soprattutto dalla qualità delle strutture e le strutture sono di competenza governativa. Per quanto riguarda i percorsi di formazione e istruzione che vengono svolti all'interno di alcune carceri toscane, anche per esperienza diretta abbiamo fatto delle visite a delle carceri come quella per esempio di Volterra, dove ci sono dei percorsi educativi e di istruzione che sono particolarmente virtuosi e che sarebbero da valorizzare, a differenza di quanto sostiene la destra, che l'attività teatrale non è necessaria, ma si dovrebbe solo puntare sul lavoro, sui corsi di formazione professionale. Ecco, noi riteniamo che invece la cultura sia fondamentale in un percorso rieducativo, proprio perché la cultura riesce a cambiare la mente delle persone, ovviamente spesso in senso positivo. Garante dei detenuti, facendo quella relazione, come ho detto in aula, ha praticamente messo in luce un'accusa, anche se questo non lo voleva fare, in realtà è un'accusa al governo e un'accusa a questo governo regionale, al governo Meloni, nel senso che al governo generale, al governo nazionale, perché quello che lui ha descritto è un fallimento del sistema, perché delle celle di tre posto per posto per detenuto di 3 metri quadrati, il numero dei suicidi e quant'altro, la mancanza di un lavoro retribuito ma che comunque sia formativo, questo è sicuramente un fallimento del sistema, indipendentemente da quello che è il governo centrale, oggi di centrodestra ma ieri di centrosinistra. Per quel che riguarda invece la Regione Toscana, io per la parte sanitaria metto in evidenza che la sostituzione degli ospedali penitenziari non c'è stata. Voleva esserci attraverso le REMS, ma le REMS, due soltanto in Toscana, hanno determinato una lunga fila d'attesa, una lunga lista d'attesa, e questo ha comportato che c'è gente a giro che può delinquere o comunque fare situazioni delittuose senza averne percezione, e quindi tutto a carico delle famiglie e creando delle situazioni estremamente drammatiche come quella che si è creata a Pisa con la morte della dottoressa Capovani. Noi abbiamo votato convintamente contro, come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché abbiamo una nostra visione delle cose per quanto riguarda il carcere. Indubbiamente dobbiamo lavorare a tutti i livelli istituzionali per cercare di risolvere effettivamente i problemi. Consideriamo che ancora oggi il 44,5% della popolazione carceraria è straniera, rispetto a una percentuale media di popolazione straniera in Toscana intorno al 12%.
Ci sono dei paesi di provenienza dei detenuti con i quali si potrebbe sicuramente stipulare degli accordi, come la Romania, come l'Albania, come la Tunisia. Dobbiamo lavorare sotto questo profilo e ci sono delle notizie importanti che dovrebbero arrivare a breve da Roma. Inoltre dobbiamo considerare che in carcere ci stanno soprattutto tossicodipendenti, immigrati irregolari e malati psichiatrici. Per quanto riguarda la TSM, l'articolazione di tutela della salute mentale, c'è soltanto 9 posti a Sollicciano, quando in realtà dovrebbe esserci una necessità di circa 500, quindi c'è molto da lavorare anche per la regione Toscana sotto questo profilo. Per quanto riguarda la realtà del carcere, c'è ancora del sovraffollamento in alcune carceri, come per esempio Sollicciano, ma anche Livorno, mentre c'è più spazio in altre carceri, quindi si potrebbe lavorare anche per una redistribuzione. Noi siamo convinti di una cosa, che chi sbaglia deve pagare, quindi certe pagine delle garanti rispetto all'ergastolo ostativo per i mafiosi onestamente non ci sono piaciute. L'interesse della comunità è che il detenuto alla fine del proprio periodo di detenzione, quando torna alla vita normale, non ricomincia a fare attività criminose e illegali, quello non interessa la comunità. Per far questo c'è bisogno che nel carcere si creino dei percorsi e di formazione e di inserimento professionale e lavorativo tali per i quali poi il detenuto possa trovare lavoro una volta uscito dal carcere. Da questo punto di vista le regioni, la regione Toscana, hanno la responsabilità di creare questi percorsi. La regione Toscana fa molto poco, fa delle iniziative che sono più di facciata, penso al teatro in carcere, sicuramente positiva, ma un'iniziativa di carcere e di facciata rispetto a fare dei veri e propri percorsi di formazione lavorativa. Oltretutto noi abbiamo una grande opportunità che è il carcere dell'isola di Gorgona, che potrebbe essere utilizzato come carcere pilota a livello nazionale proprio per far lavorare, per far imparare un mestiere a quei detenuti a livello nazionale che abbiano questo interesse. Quindi su questo noi abbiamo dato un voto di astensione. C'è un problema gravissimo delle REMS, ovvero delle strutture destinate a ospitare le persone con problemi psichiatrici condannate. In questo momento le REMS non sono sufficienti ad ospitare tutti coloro che hanno problemi psichiatrici e che hanno una condanna da scontare, quindi queste persone rimangono, a seconda del tipo di pena o a carico delle famiglie, un dramma, oppure vanno nel carcere normale, un dramma per loro e per le persone con cui devono convivere. È evidente che le questioni che riguardano le carceri in Toscana siano particolarmente delicate, è un tema che personalmente ho a cuore. Da Presidente della Commissione Sanità più volte ho visitato le carceri toscane e nel tempo, negli anni, siamo stati anche in grado di risolvere gravi problemi. Le carceri vanno conosciute per sapere e comprendere fino in fondo qual è la condizione dei detenuti, e come tale io credo che la risposta che deve dare una regione rispetto al livello di civiltà è sui livelli essenziali di sicurezza, ma non solo per quello che ci compete, ma di salute e di condizioni di qualità comunque che i detenuti devono avere. Su questo massima attenzione e nel contempo massimo rispetto per il lavoro che il Garante sta facendo. In Consiglio regionale si è parlato di ambiente ed è stata l'occasione per parlare del piano cave, illustrato da parte della Giunta un documento su quali sono gli orientamenti di Regione Toscana su questo importante tema, sulle cave e sul futuro di questo settore, sia per quanto riguarda la riconversione di ambienti dove si trovavano le cave, sia quali saranno le prospettive per il tema e il lavoro nel settore cave. Ma noi andiamo ad ascoltare maggioranza e opposizione su due fronti diversi su questo argomento, su quale è l'orientamento e le linee guida di Regione Toscana che sta portando avanti. La nostra posizione è una posizione favorevole, perché si tratta di una proposta che non è una variante al piano cave, ma è una variante attuativa di un dispositivo del piano cave, piano che assieme alla legge 35 sono stati ritenuti comunque un passo in avanti significativo anche verso la sostenibilità di questa attività, che è appunto impattante sicuramente, ma anche necessaria. Noi abbiamo presentato una risoluzione collegata dove chiediamo alla Giunta di procedere però alla concertazione con
le associazioni, con le categorie, prima di fare l'attribuzione puntuale di questo 5%, che, ripeto, non va a modificare i perimetri delle cave, non prevede apertura di nuove cave, altrimenti non sarebbe una variante semplificata, ma sarebbe stata una variante sostanziale. Poi abbiamo anche chiesto che non si faccia questa attribuzione al materiale lapido e quindi non si incida sulle cave del marmo, perché per quello che ci risulta l'esigenza di un aumento dimensionale e di utilizzo dei materiali è soprattutto legato alla esigenza dei materiali industriali, quindi le ghiaie, i gessi, cioè tutti quei materiali che sono necessari e saranno necessari per fare soprattutto anche lavori pubblici legati al PNRR e che sono stati molto richiesti anche dalla ripresa dell'edilizia che era legata ai bonus che purtroppo ora sono invece stati accantonati. Abbiamo fatto presente in aula che il piano cave dovrebbe distinguere le cave dove si estraggono materiali di pregio come il marmo dalle altre cave dove si estraggono materiali per la costruzione evidentemente di bassissimo pregio, soprattutto perché il materiale che viene estratto dalle cave delle Alpi Apuane negli ultimi 30 anni è aumentato a dismisura, praticamente corrispondente al materiale estratto nei 2000 anni precedenti, grazie al progresso tecnologico che vede anche impiegato una netta diminuzione di personale, tant'è che oggi ammontano circa 600 addetti sulle Alpi Apuane. Questo vuol dire che lo sviluppo industriale di questo settore non è certo a vantaggio di un territorio, anche perché ricordo che il materiale viene esportato direttamente grezzo e non più lavorato nei dintorni di dove viene estratto, quindi a nostro avviso non è certo a beneficio delle comunità locali. Innanzitutto dovremmo anche capire come la Giunta intende esplicare questa estrazione sostenibile, perché l'estrazione sostenibile a nostro avviso non esiste, soprattutto nel materiale lapideo che evidentemente non ricresce. Quindi c'è una contraddizione in termini che offusca e rende poco chiaro tutto il piano regionale di estrazione. Vorrei anche far presente che è stata di recente votata una direttiva europea per la ricostituzione degli ambienti naturali minacciati, una direttiva europea a cui l'Italia ha votato contro, ma che comunque è vigente, e vorrei capire come la Regione Toscana intende effettuare i controlli sulle cave dismesse dove giacciono rifiuti speciali di tutti i tipi. Sono state presentate in Consiglio regionale due informative importanti con riferimento al piano cave, con riferimento alla variante al piano, sia a seguito della sentenza del TAR Toscana riguardo i giacimenti potenziali che si sono svolti nei confronti di un paio di situazioni in provincia di Livorno, sia in realtà con riferimento alla modifica del 5% per quanto riguarda l'attività produttiva. Per quanto riguarda l'incremento del 5% dell'attività produttiva, fermo restando l'approccio positivo che sicuramente la Lega ha nei confronti delle filiere produttive, nei confronti dei riscontri in termini economici e di posti di lavoro che certamente queste attività garantiscono, abbiamo però messo in evidenza come sia importante valorizzare il tema della partecipazione e il tema delle audizioni. Siamo convinti che l'attività edilizia in Toscana, l'attività delle infrastrutture, l'attività delle opere pubbliche meriti e necessiti un aggiornamento di un piano che già all'epoca noi avevamo contrastato in termini politici, perché ritenevamo che i riferimenti presi come punto di partenza della quantitativi dei materiali da poter scavare fosse un punto di riferimento errato. Come tale si può adeguare, si può migliorare, si può fare qualcosa di più.
Siamo giunti al termine del nostro racconto settimanale del Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.